Benvenuti tutti quanti a questo secondo appuntamento della rassegna Scrittori in Contrada, che si tiene presso appunto la cappella, la chiesetta di Santa Caterina d'Alessandria in Conversano. E, questo è un bellissimo scorcio di campagna conversanese e abbiamo voluto insieme alla Proloco organizzare questa rassegna proprio per godere dei bellissimi tramonti che non sono soltanto sul mare, ma che possiamo godere nella nostra bellissima città di Conversano. E quindi per chi viene da Monopoli, no? Voi avete il mare, noi abbiamo questa bellissima campagna che ci vogliamo anche godere, e quindi con gli alberi d'ulivi, muletti a secco, un bellissimo carrubo, qualche cicala e quindi ecco questa novità per questa rassegna. Entriamo subito in argomento. Il libro si intitola In giro per l'Italia. In giro per l'Italia perché Pino per lavoro faceva il rappresentante di, come si dice adesso, il rappresentante di l'agente di commercio. Sono due cose diverse. Ecco, esatto, adesso ci spiega lui, che, insomma, tra agente di commercio e rappresentante. E quindi questa cosa, questo lavoro, gli ha dato l'opportunità quindi di girare un po' tutta l'Italia. Da qui il titolo del libro, con una bella foto, no? delle macchine degli anni 70 con una valigia, sempre appresso insieme. Appresso forse non si dice in italiano, con una valigia al seguito, perché chiaramente bisognava stare fuori anche per lunghi periodi. Infatti c'è un racconto dove parla anche della nascita della figlia, no? C'è la moglie anche qui, quindi Pino, cosa possiamo dire? Com'è stato questo lavoro? Come sono stati gli inizi? Com'è stata questa esperienza in giro per l'Italia in linea generale? Poi entriamo nello specifico. Allora, io innanzitutto, prima di cominciare a entrare nello specifico, volevo ringraziarti nuovamente per questa bella occasione e opportunità che dai. Mi dispiace che non c'è Ninni Calasso, a cui avrei anche, no, diciamo che immagino, però grazie a lei che dedica tempo e denaro, rimettendocelo pure, per queste attività, è la Proloco che dà una mano in queste cose, che dà spazio a noi che cerchiamo di raccontare alcune cose nostre, ma soprattutto ci permette anche di incontrare altre persone e conoscere, quindi accrescere quello che è il bagaglio, che non è mai poco, quindi bisognerebbe avere sempre. Come inizia tutto quanto? E inizia molto semplicemente al termine della scuola. Ero senza padre, ero orfano, quindi avevo bisogno di lavorare, mi ero, ahimè per lei, fidanzato con lei, e quindi avevo bisogno, almeno per le sigarette, di poter trovare qualcosa. Mi sono inventato il mestiere più facile che poteva esserci, perché non richiedeva grandi cose, che era quello del venditore. Fui chiamato, a dire la verità, in un'assicurazione all'inizio, quando andavo in giro alle Alleanze Assicurazioni, si chiamava, che trattava polizze vita. All'epoca, parlo del 72, quando ti presentavi la gente si grattava, ecco, giusto per dire, per parlare cosa era all'epoca questo tipo di lavoro e cosa è oggi, che lo si guarda tutto in maniera diversa. È chiaro che cerchi sempre di fare qualcosa di meglio, qualcosa di buono, qualcosa di bello, e quindi in questa attività, dopo aver atteso in vano le promesse avute di carriere e di altro, capì che non erano state mantenute, intrapresi, mentre andai a vendere una polizza a un cliente, e questo mi chiese tramite un amico: perché non lo fai venire da me a vendere, che ho bisogno di un venditore, visto che mi piace. E quindi questo amico mi contattò, disse: senti, ma tu stai a perdere la testa là. Beh, là che si vende meglio, parlavamo di macchine agricole, trattori e quant'altro. E quindi iniziai questo lavoro, che non conoscevo assolutamente, ma che grazie a chi mi ha accompagnato, grazie al fatto che poi girando gli agricoltori, le aziende sono quelle che ti fanno capire tante cose, ho potuto conoscere. E di lì è cominciata tutta una serie di attività che sono andate sempre avanti nel tempo, perché primero a livello locale, poi è chiaro nascono
problemi che erano legati ai mancati pagamenti, perché non c'erano mai soldi per poter essere pagato delle provvigioni promesse, e quindi cambiai mestiere, attività nel senso che mi misi in proprio, cercai delle rappresentanze dirette e in quella maniera potevo crescere sicuramente meglio. Tutto questo ha comportato ovviamente grosse difficoltà, perché quando cominci non hai una lira, non è facile mettere ogni giorno la benzina, stare fuori, dormire, mangiare, cioè tutta una serie di situazioni che vanno affrontate volta per volta. Ecco, io le ho superate molte difficoltà, ne ho avute tantissime all'inizio, non mi nascondo di dire, lo racconto pure, ho anche dormito in macchina ad inizi, perché o mangiavi o dormivi oppure mettevi la benzina, quindi la scelta era quella. Quindi è stata tutta una carriera, diciamo, fatta così, e man mano mi ha potuto far crescere, e quindi ho terminato l'attività non più da rappresentante, perché io ho iniziato come agente di commercio. Poi ho fatto il rappresentante, perché la differenza è sostanziale. L'agente è quello che va, gira per vendere. Il rappresentante rappresentava l'azienda. Io avevo per qualche azienda anche la firma per ritirare soldi, eccetera. Quindi questa è la differenza. Poi ho intrapreso un'altra attività, perché ho sempre cercato qualcosa di diverso che mi potesse far crescere, oltre che economicamente, anche per le soddisfazioni che il lavoro poteva dare. Sì, perché lui nella sua presentazione, mi sono dimenticata di dire, dice che è amante dei viaggi, della musica e dell'arte, quindi diciamo che anche questi viaggi sono stati confacenti proprio anche al carattere, no? di curioso e di voler spaziare e conoscere anche l'Italia, quindi un lavoro che tutto sommato era nelle corde. Esatto, ma io ho la fortuna, perché tra le tante difficoltà che ho anche superato, però la bellezza del lavoro che ho fatto è che girando l'Italia ho avuto modo di apprezzare l'Italia. Io praticamente smettevo le 5, le 6, le 7 e poi giravo i posti in cui mi trovavo. Bologna, avevo trovato un albergo fuori Bologna dove c'era l'ultimo autobus e a luna di notte mi portava di fronte all'albergo, quindi avevo modo in quegli anni di girare Bologna, perché Bologna va visitata a piedi, e quindi poter ammirare e conoscere tutti i punti. Un aneddoto che non è descritto ma che è rimasto nel cuore: all'epoca io sono un appassionato di Guccini, e Guccini è di Bologna, viveva a Bologna, ma speravo di poterlo incontrare, ma era un po' complicato. Poi mi disse qualcuno che esisteva in una via, si chiamava Via degli Artisti, Trattoria degli Artisti, in genere vanno là, però lui, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Morandi, ancora non c'era, non c'era Roxy Bar, era più piccolino, esatto, Vasco, però esisteva. C'erano questi grossi cantautori all'epoca, esatto, che facevano anche il pensiero, no? Erano intellettuali oltre che musicisti, e quindi davano un pensiero anche politico, no? Una visione dell'Italia di allora, e quindi mi misi in moto per cercare questa strada, che trovai, individuai sta trattoria. Solo quando capitavo, insomma, cercavo di andare lì la sera con la speranza di vederlo, insomma, cosa che non succedeva mai, perché evidentemente impegnato in giri ed altro. La cosa che notavo è che c'era un tavolo sempre apparecchiato con la tovaglia, ma mai dato a nessuno, per cui pensavo forse sarà il tavolo che riserva se viene qualcuno. E ricordo che una sera mi fumai l'ultima sigaretta, all'epoca fumai, e mi bevvi l'ultimo bicchiere di vino, mentre mi stavo per alzare e pagare il conto, vidi apparecchiare il tavolo. Ma dico, qualcosa sta succedendo, e mi fermai, questa era una trattoria che si scendeva giù, c'erano le scale, si scendeva, e quindi ero quasi vicino alle scale. A un certo punto vidi, si animò tutto quanto, titolare eccetera, a un certo punto si aprì la porta e dentro un armadio, era Guccini, un armadio proprio, una cosa, capelli lunghi, barba lunga, una bestia, proprio una cosa, vederlo da vicino era qualcosa. Entrò, salutò a tutti, si sedette a tavola, il suo bravo fiasco di vino subito lì, beve un po' di bicchieri, uscì una chitarra chissà da dove e cominciò, e ti puoi immaginare, quella serata non aveva prezzo praticamente. Beh, chiaro, anche perché adesso ci sta Amici, è tutto in televisione, ma all'epoca
gli artisti facevano una gavetta incredibile, giravano le balere, suonavano nelle osterie, cioè prima di diventare un nome, prima di farsi un nome, veramente dietro c'era tanto sacrificio, tanto studio, tanta preparazione, e poi diventavano dei big, no? Adesso invece è tutto morde e fugge anche nella musica, poi ce li dimentichiamo, ecco, mentre mentre i cucini ce lo ricordiamo ancora, questi cantanti di adesso non sappiamo manco chi siano. Va bene, allora, quindi gli inizi abbiamo detto sono stati un po' difficilotti, quindi dovevi scegliere tra se mettere la benzina oppure mangiare, un bel dilemma, se pagare l'albergo oppure raggiungere la meta e la prossima azienda dove andare a fare il contratto, insomma quello che magari oggi i ragazzi invece non si sognano neanche, no? Neanche sarebbero partiti, cioè, non bisogna generalizzare, ci sono tanti ragazzi che invece lavorano, si sacrificano. Però ecco perché dicevamo che questo libro è adatto anche ai ragazzi, perché è uno spaccato di vita che va dagli anni 70 al 2015, quindi praticamente per chi come noi ha vissuto tutti questo periodo storico, effettivamente oggi è improponibile forse a un ragazzo certi sacrifici, cioè dire guarda non dormire in albergo perché devi mettere la benzina, oppure salta il pranzo perché devi andare a lavorare e devi raggiungere a chilometri di distanza un'azienda. E quindi che dire, insomma, un bel sacrificio, lo racconta, è tutto raccontato, no? Pino fa tutto questo racconto, come pure per esempio il discorso della lontananza dalla famiglia, no? Cioè è bello girare l'Italia, però ecco anche un po' la famiglia, partivi lunedì e tornavi poi il weekend, sabato, vero? E quindi poi com'è successo questa nascita di questa pallina, la figlia l'ha chiamata nel libro pallina. Chiaramente era una figlia che non voleva mai nascere, insomma era un periodo che si andava avanti e dietro in ospedale, ma non arrivavamo alla fine, e quindi a un certo punto il ginecologo disse va, ricoverati, perché insomma noi che possiamo stare la notte, sto venendo. Allora, in ospedale era tutto diverso, quindi io me ne andavo a lavorare la mattina e poi la sera, quando mi mantenevo in zona ovviamente, e la sera poi passavo il pomeriggio dall'ospedale per fare compagnia a lei. E una sera di queste, insomma, da fare compagnia mi trovai invece ad aspettare un po' di più, forse sì, forse no, e sul tardi, dopo che vedemmo altre donne che partorirono immediatamente, lei che continuava lì, aspettavamo, finché poi la ricoverarono in sala parto, ma tutta sta storia va detta che io avevo mangiato un panino quel giorno, la sera era maggio, comunque faceva fresco, abbastanza freddo, avevo una camicia, avevo finito le sigarette, cioè la sera non sapevo più che fare, comunque alle 2:10 arrivò la sorpresa, le 3:10 arrivò la sorpresa a cui partecipai anche al parto, quindi... La nostra pallina. Esatto, la nostra pallina infatti è il racconto che trovate a pagina 41 del libro, la nascita della nostra pallina, quindi l'inizio, quindi un po' di inesperienza e quindi praticamente nasce la prima figlia. Nel frattempo tu ci racconti anche degli spaccati di Italia, quindi hai conosciuto la Sicilia, la Basilicata, anche la Campania, insomma un po' di tutto, i colloqui anche fino in Lombardia, a Milano. E come ti sono sembrati questi Lucani? C'è un racconto che si chiama Il dopo pranzo, se non mi sbaglio, il menù, niente menù, quello lì. Ecco, il menù, niente menù, che è una cosa tipica nostra del sud, magari al nord non esiste, che prima si mangia e poi si pensa a tutto il resto. Insomma, raccontaci questa esperienza di questo menù, niente menù, e di questa signora Lucana sì, che ti ha preparato. Sì, leggerlo è un po' lunghetto, ma il concetto è questo, anche questo era un inizio quando presi delle rappresentanze in Basilicata. E con la promessa di prenderne anche poi Campania, Calabria e altro. E quel giorno mi accompagnava un mio carissimo amico che purtroppo adesso è morto, Pinuccio anche lui,
perché era più esperto di me, lo faceva già da prima, e quindi mi insegnava i posti, le zone, come trattare, in che maniera, tutte queste cosette qua. Verso le 12:30, perché lì all'epoca a mezzogiorno scattava il coprifuoco, se si fermava la macchina in mezzo alla strada rimanevi lì fino forse al giorno dopo se passava qualcuno, bisogna dire anche questo. E quindi ci dovevamo fermare, ma dico che facciamo? Io non ho fame, giustamente non avevi soldi, non ho fame, dai, voglio fare un mezzo panino, tanto non... Dice a me, senti, non ti preoccupare, sei mio ospite oggi, ma per un semplice motivo, non possiamo stare fermi 4 ore sotto il sole, e qua purtroppo è così, dobbiamo... Ti preoccupare, entrammo in questa trattoria tipica con le tovaglie a quadri, con le belle macchie di olio, di quelle di vino che non se ne vedevano mai, e ricordo che arrivò questo proprietario, un tipo molto simpatico, un napoletano, che parlava mezzo napoletano, mezzo potentino e mezzo italiano, quindi era tutto un film, e con una moglie che era un'altra cosa da vedere, tutta partita, ecco, la tipica donna lucana dei tempi passati, i baffetti così tenuti giusto per, trattate esattamente come si trattavano all'epoca le donne, cioè era, però la presentava come cuoca e tutto quanto. Insomma, era un marito generoso, insomma, no, non solo come cameriera, gli diceva pure che era la moglie. Eh sì, poi gli gridava in testa, ma comunque era, come si dice, era tutto un... Era un contesto particolare, descriverle un conto. Ecco, eh sì, ma infatti, la cosa bella di questo libro è la dovizia dei particolari, perché effettivamente descrive tutti i personaggi dei racconti in maniera davvero simpatica e soprattutto legati al proprio territorio e a quella zona. E quindi questa signora lucana col marito appunto è descritta in maniera perfetta in quell'ambiente particolare, dove appunto c'è questo papà che no, c'ha questi figli. No, lui era, figli non credo ne avesse, lui era un napoletano che aveva fatto il militare lì a Potenza, era innamorato di questa signora e si era fermato a Potenza. Quindi... E poi comandò il contratto, insomma. No, il contratto, poi il pomeriggio facevamo le cose. La cosa da... bella o brutta, che dopo che finimo di mangiare, nell'alzare ci scoprì che c'era la famosa sputacchiera, che esisteva in tutti i locali, quindi bella, non era neanche stata tanto pulita, ma quelli erano, oggi, ecco, pensare un fatto del genere ti fa, ma vi garantisco che prima trovare dei locali particolarmente puliti era abbastanza complicato, per questo preferivo il panino spesso e volentieri che univo l'utile al dilettevole. Sì, infatti, perché oggi se trovassimo una sputecchiera non c'entreremmo più in quello che faremmo recensioni su Facebook da stroncare, invece all'epoca era normale, insomma, invece di farlo per strada mettevano queste cose. E anche questa era l'Italia, no, di quei tempi, era anche questa l'Italia di quei tempi. E procediamo, e invece poi ti sei trovato invece nella nostra Puglia ad attraversare un momento di paura, no? Perché praticamente si è trovato con un altro amico, un collega rappresentante, e c'è anche la paura della rapina, perché questo collega appunto era un rappresentante di gioielli, e quindi insomma è un lavoro bello da un certo punto di vista, abbiamo detto, no? Perché ti permette di conoscere, avere relazioni con tutti in tutta Italia, conoscere le regioni, però da altri punti di vista è anche pericoloso, perché tu vai in zone che ti possono per esempio stare... Si parlava di Cerigliola, San Severo, insomma, Foggia. Appunto, sulle spine, ti possono far stare sulle spine, quindi ci vuoi raccontare anche questa paura dell'inseguimento, sì, dei ladri? Questa praticamente nacque in maniera diversa, era uscito quel giorno in accompagnamento con il direttore commerciale dell'azienda con cui lavoravo e facevo il consulente, avevo cambiato lavoro, perché dovevamo anche parlare di quello che era il futuro, dei programmi, eccetera. E
girammo e arrivammo a Suffoggia, dove dovevamo fare delle visite. Lì il direttore ebbe un po' di telefonate che gli comunicarono guai e mi disse: probabilmente ti lascio qui e te ne torno in treno perché devo andare verso Roma. Ma boh, dico, quando è? Andammo a pranzo e mentre pranzavamo arrivò un signore che era un suo carissimo amico, era un rappresentante di gioielli, e il quale poi si sedette con noi, era un tipo spassoso, e il direttore commerciale con cui eravamo amici mi disse: è uno che piglia in giro a tutti quanti, è uno scherzoso, si sta bene insieme. Ricevette una telefonata, dovette partire, dice: te ne torni con lui. Non c'ho problemi, tanto a Bari avevo la macchina e dovevo rientrare a Bari. Lui mi disse: dobbiamo fare solo una cosa, devo scendere giù, però mi devo fermare a Cerignola e a Barletta per fare delle visite a due clienti, dopodiché non ci sono poi. Vabbè, dico, tanto non ho nulla da fare, appunto. E prendemmo la strada, dopo che facemmo la prima visita, notai che mentre camminavamo accelerava e diminuiva in continuazione. E, siccome era un modo strano di guidare, dico: no, ti preoccupare. E poi a un certo punto disse: non ti voltare, non guardare, ma siamo seguiti. Siccome mi aveva detto l'amico è uno che piglia in giro, ma sì, dico, non ti preoccupare, poi faremo il film. Detto in breve, non ci fermammo più a Barletta. E dico: ma scusa, perché non ti sei fermato? Perché c'ho questi dietro. Dice: guarda, piegati, c'è un Audi che ci segue. Mi guarda, e c'era in effetti un Audi, però. Tu pensavi sempre che fosse scherzoso e ti stesse facendo anche, lo scherzo. Anche perché quando arrivammo, entrammo dentro Trani, che non c'entrava niente, e si fermò. E questi passarono per i fatti loro. Dico: vedi che non è come dici tu. Riprendemmo l'autostrada e dopo un po' in effetti trovavo di nuovo la macchina dietro. Quindi praticamente, mi spiegava, i rappresentanti di gioielli erano puntati in continuazione, specie quelle zone erano omicidiali. E allora lui provava a diminuire ed accelerare per vedere un po' l'altro che faceva. Erano due gaglioffi che andavano lì. Insomma, riuscimmo ad arrivare a Bari, entrammo direttamente nella concessionaria, in una concessionaria d'auto, andò al titolare e disse: mi devi dare una macchina, la prima macchina che hai pronta a consegna, perché questa macchina ormai è segnalata. Oh, dico: ah, boh, me ne vado. Dice: no, dove vai? Tu non uscire di qua, ti faccio accompagnare da fuori, da dietro, perché se vedono chi sei tu, ti seguono, penseranno che tu fai lo stesso mestiere mio, quindi anche per te è finita. Cioè, tu immaginare tutto sto viaggio, questo fatto qua, insomma, riuscì ad arrivare uscendo da dietro, mi accompagnarono alla macchina senza che fossi visto. Da quel giorno ho cancellato Cerignola, solo una volta fui costretto perché non potevo farne a meno, e ricordo ero in questo ufficio, allora la scrivania era piena di, sul muro erano telecamere, c'erano tutti i monitor con le telecamere che riprendevano tutto intorno, la macchina ce l'avevo davanti all'ingresso. Cioè, dovevi stare così, scrivevi, facevi sempre a guardare, cioè, non era possibile. E quindi anche questa, insomma, quest'altra esperienza per uno coraggioso come me, figurati. Insomma, lo scherzo alla fine era vero, non era nessuno scherzo. Senti Pino, poi invece c'è stato quell'altra esperienza, invece mi pare a Barletta, del Fuggi. Quello sì, quella la possiamo leggere, non è molto lunga. Il Fuggi. Questa è un'altra cosa tipica nostra. Ma questa è una cosa... Una cosa tipica che purtroppo è il fuggi. Sì. La vuoi leggere? Vuoi leggere? Io leggi tu come vuoi. Sì, leggi tu, che così... Questo è, rispecchia quello che era l'Italia e quella che è ancora oggi in alcuni casi. Allora, questo l'ho chiamato il fuggi. Era il luglio 1989, lunedì pomeriggio, gran caldo. La giornata lavorativa si avviava stancamente alla fine e, mentre sorseggiavo con il mio capo una bevanda dissetante in un bar di Barletta, facevo il punto dell'attività svolta fino ad allora. Decisi di effettuare l'ultima visita prima del rientro e sulla via di Trinitapoli vedemmo un capannone in cui c'era un'azienda, parcheggiamo l'auto, indossammo la giacca, perché andavamo sempre giacca e cravatta, aggiustammo la cravatta, prendemmo le borse ed entrammo. Era un laboratorio di Fason, praticamente facevano abbigliamento per conto terzi. I grandi marchi vengono ancora qui a sfruttare queste
povere persone che subiscono poi problemi. Quindi era un laboratorio di fashion con circa 50 ragazze intente a tagliare e a cucire abiti. Appena salutai con un buonasera, un fuggi-fuggi dalle porte laterali, coordinato da un signore, comportò la sparizione di quasi tutto il personale. Eravamo stati scambiati per funzionari dell'ispettorato del lavoro. L'abito fa il monaco. Perché non è se l'abito non fa anche il monaco. In alcuni casi non lo fa il monaco, eh. Insomma, alla fine... Queste sono situazioni che troviamo ancora, eh? Esatto, ci sono ancora, purtroppo, purtroppo sì. Quindi, insomma, da rappresentante ad agente, a ufficiale del lavoro. Eh sì, ma anche per la finanza, sono stati scambiati anche i finanzieri, non è quello il problema. Quando hanno qualcosa da nascondere... Infatti. È micidiale, insomma, il mondo come funziona. Legato a questo discorso appunto della situazione del fuggi-fuggi, quindi del lavoro nero, che purtroppo esisteva nell'89, ma che non è ancora debellato, ci sta un'altra esperienza che hai fatto e che è quella invece del Cercasi Hotel, no? Altra situazione drammatica. Che purtroppo anche quella è tuttora presente nella nostra Italia. Sì, Cercasi Hotel chiaramente era motivato dal fatto che essendo costretto poi a rimanere fuori per lavoro, perché quando poi ti danno una zona chiedono dei numeri, devi fare i numeri, quindi devi essere fuori, non puoi saltare come facevo all'inizio. E poi quando vai in una zona nuova, come in quel caso lì in Campania, che non conosci dove andare, dove fermarti, vai un po' all'avventura. E quindi per dormire cercavi dei posti che potevano essere anche economici, ma che soprattutto ti facessero riposare, questo era il problema. E lì purtroppo ho incontrato tutta una serie di fregature, tra l'altro, e di esperienze. Tra l'altro mi sono capitati... quelle cose capitano tutte insieme, no? Temporali di quelli paurosi, luce che andava via, cioè, sembrava di essere in un film del terrore. A un certo punto, che non sapevo più neanche dove fossi, vidi una luce che si accese, hotel, e quindi mi buttai dentro perché era l'unico posto dove potevo fermarmi. Entrai dentro, sempre giacca, cravatta, borsa e tutto, entri là, c'era un portinaio... tutto portiere, anzi tutto, li vedi già, sono quei posti un po' così, all'epoca poi non è che potevi pretendere più di tanto, gli chiesi se ci fosse la possibilità di avere una camera, mi disse sì, facevamo il prezzo. Mentre andavo su mi resi conto di essere capitato in un posto non sbagliato, ma sbagliatissimo, perché c'era un tavolino delle persone che mi chiedevano di giocare a poker. E vabbè, sono quelli che cercano di spellare il pollo che passa dalla situazione. Nel motel. Eh sì, era un hotel, giusto per dire. Delle belle signorine che stavano, belle signorine, forse sono state, erano state un tempo, nei tempi passati, che stavano lì cercando, chiedendoti se volevi compagnia. Cioè praticamente non è che potevo tornare indietro, non sapevo dove andare. Andai in camera, chiusi la porta, presi il tavolo, lo misi dietro, una sedia contro, perché... La porta era anche una cosa abbastanza instabile. Non ho dormito la notte perché tra temporali, rumori che sentivi, mi aspettavo che qualcuno entrasse dentro. Per fortuna non è successo, ma la mattina andai via per cercare, continuare il lavoro e cercare soprattutto un altro posto. Che trovai perché, possiamo dire anche il posto, era Tripalda, alle porte di Avellino. E lì vidi un albergo che sembrava bello, sembrava nuovo, quindi chiesi, il prezzo era accettabile, quindi mi fermo stanotte, non dicevo mai quanto perché non sapevo se era il caso vero. E quindi la notte mi fermai a dormire, tutto sommato, erano quei posti dove si stava, non ti sentivi a tuo agio. Io un po' in Campania non mi sono mai sentito a mio agio perché c'è tutto un mondo particolare. E qui c'era il portiere tutto particolare, sempre quei tipi loschi seduti là, cliente che aspetta i comodi loro. Insomma, vabbè, ho dormito la mattina,
e dovevo partire, mi accesi la mia brava sigaretta, perché un grande fumatore all'epoca, mi cadde l'accendino per terra, mi piegai per prendere l'accendino e scoprì quando dormo coperte le zuola finiscono tutte in malo modo, nel rialzarmi rimasi perplesso, vidi praticamente il materasso sporco di sangue. Potete immaginare che cosa era successo. Parliamo di Atripalda, la zona in cui all'epoca esistevano le guerre che si facevano i vari camorristi. Non sai che cosa poteva essere successo là. Lo schifo lo potete immaginare. Scesi giù, incazzato, perché qua, no? Chiamai, aspettai che venisse il portiere, che ancora non era arrivato, alle 7:30. Quando arrivai, disse: io non pago perché così, così e così e così. Quello disse: tu paghi perché così, così e così, e che se non paghi, così, così e così. Arrivò il titolare, tutto qua, pagai e me ne andai. E portò la pelle a casa. E portai la pelle a casa. Poi c'era ancora l'ultimo albergo che trovai. L'ultimo albergo. Perché per fortuna ne trovai uno che mi sembrava bello, però dissi: senti, mi fai vedere com'è l'albergo, le camere. E mi fece vedere le camere nuovissime, si vedeva, era nuovissimo. Addirittura c'era il telefono in camera, parliamo dell'epoca, c'era il televisore giù, e puoi mettere anche la macchina in garage, 10.000 lire, tutto quanto. Era un prezzaccio. Vabbè, mi fermo. Dico, forse mi devo fermare un paio di giorni a questo punto, perché ero a Nola, questo era a Nola, questo albergo. E quindi va bene, la mattina feci colazione, mi diede pure la colazione e me ne andai al cliente. Quando arrivai al cliente, che erano le 8:30, questo mi dice: tu già qua stai? Perché sapeva che io venivo da lontano. Dico: no, ho fatto un giro diverso, ho dormito qua, sono venuto così, faccio la rovescia. Dove stai a dormire? Dico il nome dell'albergo. E dice: là si è andato a dormire. Che c'è da dire? È bello, pulito, è nuovo. Dice: sei fortunato. Come sei fortunato? Dico: eh sì, perché lì una sera sì e un anno passano con i mitra e fanno buonasera. Ma stai a scherzare veramente? Dice: no, scherzi, ti sembra uno che scherza. Siccome era un signore, poi ho scoperto era un camorrista in seguito, vedi tu, stasera tocca a te. Dico: ecco perché non c'è nessuno, ero solo. Torna indietro. Mi inventai: guarda, purtroppo devo tornare indietro, c'è un problema a casa, sta male, non mi ricordo chi disse. Questo capì, di un cazzotto sul banco, ho capito, te l'hanno detto, è uno scherzo, poveretto. Dico: no, ma guarda, che cosa devo sapere? Devo tornare così, ecco là, qua, maledetti il giorno che sono tornato. Cioè, praticamente questo era venuto dopo una vita di sacrifici in Germania, si era costruito questo hotel per poter vivere, però era arrivata la camorra che pretendeva mazzette e poi pretendeva l'albergo gratis. Quindi fui costretto ad andare via con grande dispiacere, ma purtroppo. E questo, come il caso di Barletta, succede ancora, no? Dove la malavita si scala un po' le società sane e se ne impadronisce, e quindi poi alla fine questo povero imprenditore li cacciava, in pratica minacciavano tutti i clienti, questo economicamente in difficoltà ha dovuto cedere la proprietà alla camorra, no? Ed è quello che fa la mafia tutti i giorni anche da noi, no? Tra l'altro ho scoperto qualche anno dopo che questo rivenditore era il boss di questa zona. E la cosa che poi mi fece incazzare, perché quando non le sai le cose, mi spiegò un giudice che quando ti portano a braccetto al bar è per dire: questa è cosa mia, quindi non lo toccate, ma soprattutto è roba mia. E questo aveva fatto capire a tante persone lì, insomma, che lui aveva anche su di me potere, cosa falsa, ma che io comunque non conoscevo. Quando l'ho scoperto, me lo disse un giudice, rimasi abbastanza male. Certo. Che passavi per uno di loro pure, è chiaro. Attenzione. Quindi, come vedete, insomma, di avventure ne ha passate tante, come per esempio un'altra ridicola che mi ha fatto morire, la devi raccontare, che si chiama, come si chiama? Opla, quella della magia, cos'era? Lì praticamente, io ti avevo detto, forse viene... In quell'epoca già facevo il consulente, quindi avevo
Una quindicina si chiama Opla, pagina 68, il racconto. Avevo una quindicina di persone che gestivo tutta dalla costa adriatica, dal Molise fino alla Lombardia, e quindi mi alternavo con questi ragazzi. Questo signore, che poi siamo diventati grandissimi amici, ho presentato anche il libro a Pescara con lui, questo Smeraldo, ti avevo detto che forse veniva qua. Esatto. Purtroppo Smeraldo è citato tantissimi racconti, quindi è il tuo compagno d'avventure. È stato all'inizio un mio collaboratore, che per l'azienda doveva essere cacciato. Io l'ho difeso ed era un ottimo personaggio, ma molti guardano solo il ricavo immediato. Con questo siamo diventati amici, l'ho conosciuto nel 90, aprile del 90 ho iniziato a lavorare con lui. E che cosa ha combinato questo Smeraldo? Lui praticamente, questo è il periodo in cui, quando le cose ti vanno bene, il lavoro ti piace, ti diverti. E quindi lavoravamo bene, si guadagnava, si vendeva. Entravamo nelle aziende con la massima sicurezza, non avevamo paura di nessuno, riuscivamo a integrarci, perché quando si lavora in coppia bisogna essere bravi a poter a intervenire nei momenti giusti. E all'epoca ci fissarono ad Ascoli Piceno, ci fissarono un appuntamento, i primi telemarketing che esistevano, ci fissarono un appuntamento, questa è una grossa azienda di Ascoli Piceno. E quindi andammo lì con il collaboratore che mi venne a prendere da Pescara per andare lì ad Ascoli. Entrammo in azienda, andammo su dal titolare, dal presidente, perché era una società per azioni, e purtroppo non fu possibile, perché per un impegno dovette andare via. E quindi non riuscivo ad avere l'appuntamento, ma cercammo di capire come, ma non fu possibile. Nel tempo, passando davanti, noi eravamo bravi anche a fare scandaglio, cioè visite senza appuntamento, entri e via. Quindi vedevo il BMW parcheggiato. BMW significava nell'area direzionale che c'era il proprietario. Provammo ad entrare, ma la porta per gli uffici era chiusa, ed entrammo nel magazzino dove c'era la rivendita al pubblico. C'era una fila, una coda da aspettare. Io sono sempre un po' ingenuo, Smeraldo invece era uno che sempre vede molto più avanti, e stava sempre in giro a guardare, mi fece segno con gli occhi, vieni qua, e dicevo, c'è una porta che l'ascensore ci porta su, mettiamoci dentro e andiamo, con la faccia che aveva, andiamo dentro. Siamo saliti su e siamo entrati negli uffici, praticamente siamo entrati in un corridoio lungo, dove tu entri, c'era la reception della segretaria e poi tutti gli uffici. Per esperienza, gli uffici, i presidenti sono sempre alla fine degli uffici. In fondo, certo. Quindi, sì. Come entrammo, partimmo senza neanche dire buongiorno, buonasera. La ragazza, come ci vede? Come andate? No, abbiamo un appuntamento, disse Smeraldo, con una faccia di quelle che... bisogna essere un po' così. No, io non ero così. sentendo questo un po' di caos... Presidente uscì fuori, che è successo? Ah, dice, presidente, come sta? Smeraldo, questo lo guardo, vide la mano, dice, ma non mi ricordo, come no, così, la ragazza si calma un po', andò via. Dice, presidente, due parole, avevamo un appuntamento quel giorno, si ricorda così e così e così. Ah, dice, ma io non ho tempo, dice, due minuti, ci dicevette, due minuti, ci vai, io poi ho da fare dopo, sa com'è? Ma dice, senta, facciamo una cosa, io solo una magia potrebbe farvi restare qui per il lavoro che ho da fare, non ci sono problemi. Questa Smeraldo diventò? È un mago, fa il mago lui per natura. Dice, non si preoccupa, faccio vedere io adesso come fa. E gli fece un giochino e disse, questa è la magia, se lei lo risolve ce ne andiamo, se non lo risolve resta qua. Questo ci avrebbe voluto sparare, perché chi sono queste persone che vengono qua, vi trattano così? Però non lo so perché, forse a vedere la faccia di quello, a vedere la mia, che ero proprio... alzo il telefono e dice, non mi disturbare per un quarto d'ora. Già questo era un grande... Fici il giochetto, ovviamente quello non seppe rispondere, non seppe fare niente, ci vedi, opla, abbiamo fatto tutto. E riuscimmo a fare il contratto, un bel contratto, che... Grazie a lui, perché io non l'avrei mai fatto. Grazie a Smeraldo, la faccia di corno. Io lo volevo portare qua, forse era in Puglia, purtroppo è a Torino oggi.
Però certe volte, ecco, anche in questo mestiere, no? Bisogna un po' di faccia di bronzo, no? E inventarsi un po', quello si era inventato, la magia, insomma alla fine il manager è stato costretto, insomma, perdendo la scommessa e non indovinando la magia, a fare un bel contratto, quindi portaste un bel contratto a casa. Sì. Quindi insomma, invece poi ci sono anche altre due che mi farebbe piacere che tu raccontassi, ed è il nostalgico, cioè c'è sempre in Italia, il nostalgico del ventennio. Questa andrebbe letta però. Vabbè, e poi l'altra comunque, l'altra è invece, perché siamo già, abbiamo detto, nella Seconda Repubblica, il Nord-Sud, quindi con lo sfegatato imprenditore berlusconiano. Quindi adesso vi faccio leggere. Vogliamo leggere. Vedi un po', insomma, l'appassionato del ventennio e l'imprenditore innamorato del berlusconismo imperante. Ventennio. Il nostalgico e la mitraglia. Beh, insomma, ecco perché ho detto una vita di lavoro, ma anche di conoscenza di soggetti di tutti i tipi, no? Di situazioni. Io dico una cosa, il libro in genere viene scritto, almeno secondo me, perché uno deve far viaggiare chi lo legge quel libro, specie quando parli di racconti, avventure, soprattutto per condividere quelle cose belle o anche brutte che tu hai avuto. Certo. Il libro ti fa, almeno io quando leggo un libro, il guaio mio che se mi metto a leggere lo devo leggere tutto immediatamente, però quando leggo un libro mi immedesimo, io è come se fossi a un lato delle stanze, dei posti in cui ci sono, e mi vedo leggendo le scene che vengono descritte. Io ho cercato di fare questo, sì, ma infatti, e credo che ci sono riuscito perché tutti mi hanno detto di questo particolare. Però il libro deve far viaggiare, quindi credo che in questa maniera lo faccia. Allora, questo episodio io l'ho chiamato il nostalgico e la mitraglia. Un martedì di febbraio del 1992, qui siamo già in Seconda Repubblica, sì, Tangentopoli. Il solito i nostalgici del ventennio ci il sono. Il solito sempre collaboratore amico Smeraldo passò a prendermi dall'albergo di Pescara in cui abitualmente alloggiavo. Dovevamo fare visita a un imprenditore molto ricco, con aziende solide alle spalle, interessato ai nostri servizi e residente in una ricca regione del centro Italia. Percorrendo l'autostrada mi ragguagliò sugli incontri precedenti che aveva avuto con lui, sui servizi a cui il cliente era interessato e sull'importanza del personaggio, non solo nella sua città ma anche a livello nazionale e regionale. Aggiunse che non gradiva essere contraddetto, che era un amante della box, praticata a buon risultati da giovane. Con lui era però riuscito a creare un'ottima intesa che avrebbe consentito la chiusura di un buon contratto. Mi disse: intervieni pochissimo nella trattativa, la tua presenza e il tuo ruolo, io ero il capo in quel caso, no? Servono a dargli sicurezza, evita di parlare di politica. Raggiungemmo l'ufficio dove eravamo attesi. Mi colpì la stanza con un arredamento spartano composto da due sedie per visitatori, la scrivania nera con poltroncina, un mobiletto nero e una grande porta a soffietto. Era un uomo che guardava all'essenziale. Dopo le presentazioni di rito ci accomodammo e l'uomo cominciò a chiedermi spiegazioni sull'azienda che rappresentavamo e sui servizi che proponevamo. Insomma, da scaltro imprenditore verificava se le risposte alle sue domande corrispondevano a quelle date di precedentemente da Smeraldo. Ogni tanto incrociava soddisfatto lo sguardo di quest'ultimo, come a confermare che dicevo le stesse cose. «Dottore», disse Smeraldo con aria soddisfatta, appena ebbi terminato di parlare, «le posso fare una domanda?» «Certo», rispose l'interlocutore. «Chi è la nostra luce?» «Il duce», fu l'immediata risposta. «Chi ci conduce a sua volta?» disse l'imprenditore. «Il duce», fu altrettanto immediata la risposta di Smeraldo. Non capivo, ero spiazzato, senza parole. Il presidente ricevette una telefonata. Si scusò e chiese il permesso di allontanarsi per qualche minuto dall'ufficio. Guardai Smeraldo che rideva e gli chiesi: ma sei scemo? Lui, sempre ridendo, Smeraldo, mi disse: stai calmo, l'ho fatto per metterlo a suo agio. È un fascista e gli ho sempre fatto credere di esserlo anch'io. Non parlare, non entrare in discussione, me la vedo io. Non feci in tempo a rispondere perché l'imprenditore rientrò con la mano destra alzata, esclamando: a noi, invitandoci al bar per un caffè.
A noi, rispose Smeraldo, siamo pronti per il caffè, continuò, invitandomi alla porta con il gesto della mano. Al bar ci raccontò le sue gesta di quando c'era lui e di come ancora oggi aiutava i movimenti di destra a tenerne vivo il ricordo. Questo finanziava il terrorismo nero. Ero in grande imbarazzo, avrei voluto gridare il mio disappunto, ma il collaboratore riusciva ad anticiparmi sempre, cambiando argomento per evitare discussioni. Tornati nell'ufficio, nell'arco di una mezz'ora, Smeraldo chiuse un ottimo contratto, con grande soddisfazione di tutti. E questi calmò in parte i miei bollenti spiriti. Presidente, disse Smeraldo, vuole mostrare al dottore la grandezza e l'importanza del suo ufficio? Il presidente si alzò, con gli occhi brillanti, passo deciso, raggiunse la grande porta a soffietto, l'aprì, come si apre un sipario al teatro. C'erano due fasci littori e al centro una mitragliatrice. Notò lo stupore sul mio volto e aggiunse: quell'arma era posizionata sugli Appennini a difesa dei nemici dell'Italia. Quanti ricordi! Ero stupefatto, imbarazzato, incazzato. Non mi ero mai trovato di fronte a una situazione del genere. Smeraldo capì che stavo per dire quello che pensavo, ma riuscì ad evitarlo dicendomi: dottore, lo so che è rimasto affascinato, ma le ricordo che abbiamo un appuntamento e siamo già in ritardo. Salutammo il nostalgico imprenditore e in macchina, poi potete immaginare che cosa dissi al collaboratore. E insomma, si era spacciato, no, Smeraldo, pur di avere il contratto, gli diceva sempre sì, insomma, si accordava tutto quello che diceva l'imprenditore. E invece poi c'è il caso di un altro imprenditore che invece era un fan sfegatato di Berlusconi, allora, per cui lo riempì, non ve lo anticipo, allora, sapendo che veniva dal sud, di complimenti. Nord-sud? Sì, devo, non riesco a trovare, nord-sud è qua. La bellezza di questo lavoro è che mi ha fatto conoscere tantissimi personaggi, moltissimi imprenditori, seri e poco seri o non per niente seri. E, però da tutti ho sempre ricavato qualche cosa. Ho avuto la fortuna di incontrare anche Della Valle, per dire, ho avuto la fortuna di incontrare grandissime persone che non potevano essere toccate dai dipendenti, se gli parlavi appena male ti pigliavano a botte per quanto erano affezionati e li tenevano bene. Non so se voi avete seguito, qualche anno fa ne hanno parlato in televisione, a Campofilone c'era un imprenditore che faceva pasta e alla fine dell'anno regalava gli utili, parte degli utili ai dipendenti. Beh, io questo l'ho conosciuto già in quel periodo ed era una cosa che ha sempre fatto, per cui se tu in quell'azienda ti permettevi di dire non male ma appena male, ti buttavano fuori. Quindi, per dire, ci sono persone belle e ci sono persone brutte. Ho avuto modo di conoscere il professor De Masi, che spesso sentiamo in televisione, all'epoca insegnava la Sapienza di Roma sociologia, Edoardo De Bono, cioè, ho conosciuto il Gote nella Confindustria, ho avuto modo di conoscere certe canaglie che ancora oggi sono presenti, anche a livello politico, che ancora oggi siedono in Parlamento. E quindi non è che siano belle e sono brutte queste situazioni. Questo invece del Nord-Sud è abbastanza recente. La direzione generale aveva deciso di aprire una nuova zona in Lombardia e mi chiese di cominciare da Mantova e provincia. Mantova è una zona ricchissima, oltre ai salumi ci sono moltissime aziende meccaniche di tutti i tipi. Effettuai una selezione di personale, perché facevo anche quello, formai gli assunti e cominciai una nuova avventura in luoghi che non conoscevo. Piantai le tende a Ostiglia, un ridente paesino di circa 6.000 abitanti a una trentina di chilometri da Mantova, in un ottimo albergo accogliente e silenzioso. Una cosa molto bella in quel periodo fu la visita a Gattatico a casa Cervi, la dimora dei fratelli Cervi, uccisi vigliaccamente dai fascisti e dal grande eroico papà Cervi, che disse quando seppe della morte di 7 figli, dopo un raccolto ne viene un altro. Era un luogo sacro e toccante che non scorderò mai, le parole affisse sulla lapide le leggi e non le puoi dimenticare. Su questa terra, in questa casa, i 7 fratelli Cervi
vissero il senso della loro vita. Su quest'aia vennero presi e portati a morte. Una delle cose buone durante il lavoro era l'ingresso in parecchie aziende produttrici di salame, le quali offrivano le degustazioni dei loro squisiti prodotti, che ovviamente per motivi di educazione ero costretto ad accettare. Affiancavo il collaboratore, persona gradevole, ma di poche parole che spesso non erano sufficienti a coinvolgere gli imprenditori. Avevo bisogno di valutare le sue capacità, per cui in quei giorni facevo il fantasma, cioè osservavo il suo comportamento durante i trasferimenti, i tempi di percorrenza, la conoscenza del territorio, la capacità di interfacciarsi con i filtri aziendali e con gli imprenditori. Era un pomeriggio, mercoledì pomeriggio di aprile del 1993. Immersi in una nebbia fastidiosa e con un'aria pesante, scandagliavamo imprese. Quel giorno non era positivo, avevamo difficoltà a farci ricevere, quindi non si riusciva a parlare di affari. Finalmente fummo ricevuti da un imprenditore e il mio collaboratore gli espose le nostre proposte, che però furono presto respinto. Non aveva bisogno, diceva il tizio, di aiuti o collaborazioni, perché gestiva da 20 anni l'azienda da lui stessa creata, senza aiuti economici, come invece avveniva per le imprese del sud. Una telefonata lo interruppe e il collaboratore, sapendo della mia provenienza e delle mie idee politiche, mi guardò imbarazzato. Con una stretta di spalle gli feci capire che non c'erano problemi. Posi le mani sotto le cosce, proprio per non dar adito a discussioni, aspettando la fine della telefonata per andare via. Terminata la telefonata, era un suo amico che gli ricordava l'appuntamento delle 6 al circolo tennis per la partitella settimanale, riprese con più veemenza a sproloquiare sul sud. Disse: nel sud non c'è voglia di lavorare, lì lo Stato regala soldi rubati dalle tasche degli imprenditori del nord, che quindi ingiustamente mantengono l'Italia e i terroni. Per fortuna adesso c'è la Lega con Bossi che fa un culo così a tutti quei mafiosi. Bisognerebbe erigere un muro al centro dell'Italia per impedire ai meridionali di recarsi al nord. Guardandomi con soddisfazione, in attesa del mio assenso, concluse dicendo: se ne avessi uno per le mani, gli farei vedere io e soprattutto gli farei capire io come si lavora. Più volte il collaboratore aveva cercato di interromperlo per andar via, in quanto, mi disse dopo, si sentiva mortificato e imbarazzato delle parole offensive. Appena il giustiziere dei terroni terminò di sproloquiare, alzai le mani da sotto le cosce. Il collaboratore, capendo che stavo per esplodere, mi rammentò di un inesistente appuntamento. Gli dissi con un tono che non ammetteva repliche: 2 minuti e andiamo via. E poi iniziai: lei, egregio signore, disse al tizio, è un uomo fortunato. Ha di fronte un terrone, mafioso, senza voglia di lavorare, che ruba i suoi soldi. Mi faccia capire dunque come si lavora e soprattutto mi faccia vedere cosa mi farebbe ora che mi ha per le mani. Lo sgomento dell'imprenditore era enorme, come pure l'imbarazzo. Era diventato pallido e disse balbettando: ma io non mi rivolgevo a lei. Lo interruppi e puntandogli il dito gli dissi: nel sud è vero, lo Stato ha regalato e regala soldi, ma lo fa imprese che, guarda caso, sono del nord. Ne nominai 3 o 4 per combinazione a poche centinaia della sua, che dopo aver preso i finanziamenti avevano chiuso bottega. Nel sud c'è tanta voglia di lavorare, lei non si immagina neanche. Noi, a differenza vostra, non abbiamo, per volontà politica, strade, aeroporti e ferrovie come qui. Le materie prime sono quasi tutte distanti almeno 700 chilometri e i costi, spero come capirà, sono enormemente più alti. Se si vuole operare in mercati europei, voi li avete a un centinaio di chilometri, dal sud sono invece distanti migliaia di chilometri. Lei alle 17 chiude l'azienda e si rilassa con una partitella di tennis. Da noi, quando chiudono i cancelli aziendali non prima delle 18, l'imprenditore resta in ufficio per organizzare la giornata successiva. Quando poi va a letto, molte volte non dorme perché pensa a cosa inventarsi per convincere il direttore di banca a dargli credito. Credito che da noi costa mediamente 4-5 in più punti rispetto a voi del nord. A questo punto, in alcune zone, l'imprenditore del sud deve, mentre voi mettere in preventivo la lotta alla delinquenza, che gli chiede tangenti. La invito dunque a far cambio per una settimana con un imprenditore terrore che, come sono certo, verrebbe qui e avrebbe risultati doppi rispetto ai suoi, in quanto verrebbe solo a lavorare. Concordo con lei su una cosa: l'erezione del muro necessario a dividere l'Italia, sì, andrebbe fatto, ma con la porta apribile solo dal sud, per evitare che gente come lei
possa oltrepassare il confine. Mi girai e, seguito dal collaboratore alquanto basito, andai via senza degnarlo di uno sguardo. La contratto non è affatto. Ovviamente non abbiamo fatto, ma non si può sentire quello che ancora oggi purtroppo sentiamo dire, perché insomma io che ho girato l'Italia, la nomea era questa, eravamo noi quelli che rubavano, come siamo ancora quelli che rubavano, mentre nel nord ci sono. È vero, l'imprenditoria qui giù, come si diceva una volta, era un po' shue shue, ecco, inventati da solo, sono riusciti a crearsi comunque un mercato senza i mezzi che hanno gli altri. Ma questo non significa che se le cose non vanno è il sud che poi ne debba rispondere. Certo, ma soprattutto appunto non bisogna generalizzare, insomma, in questo. No, la bellezza di queste persone che parlano, se avessi sotto mano di quelli di farei vedere, quando glielo dici che stai qua non era con te. E quindi insomma la luna pare sia salita, insomma un paio di racconti e di avventure di Pino ascoltare. Dimmi, no, vorrei chiudere solo con sì. Una recensione che mi ha fatto un piacere enorme quando l'ho letta. Certo, ma intanto sì, volevo sapere se invece da parte vostra ci fosse qualche domanda su che volete fare a Pino. Ah, volevo dire anche un'altra cosa. Questo libro è anche un ricettario interessante. Io leggendolo in realtà ho scoperto, insomma, che mangiava pure bene in tutti i posti dove andava, tutte le regioni, descriveva puntualmente quello che mangiava a pranzo e a cena. Ma a sorte di menù e di assaggi che facevi, è l'Italia enogastronomica, bellissimo. Ogni racconto c'è un menù particolare dove descrive la cucina tipica dei luoghi dove andava. Davvero, davvero bello. Tieni presente che molti affari si fanno a tavola anche, quindi andava gestito bene. Allora facciamo così, leggiamo la recensione sì, e poi lasciamo la parola al pubblico. Ok, va bene. Dice un po' tutto, mi ha fatto piacere perché questo l'ha scritto uno scrittore, un giornalista, una persona molto, molto in gamba, è un critico che non guarda in faccia a nessuno. Lui ha scritto: ottimo libro da leggere tutto d'un fiato, è divertente, avvincente e amaro nello stesso tempo. È un piccolo affresco che descrive con lucidità e un pizzico di ironia le difficoltà del lavoro improprio. I personaggi che si incontrano, spesso grandi canaglie che pensano soltanto al proprio interesse. Non facile muoversi in un mondo così e restare integri. Un altro pregio del libro è che non c'è mai autocommiserazione, ma ogni cosa viene raccontata con serenità e distacco. Va letto con attenzione per capire in quale paese viviamo, quanto poco contino l'intelligenza e la cultura. Mondo superficiale e pieno di egoismo. Il libro è un filmato di carta e inchiostro, perché attraverso le righe si vedono le strade e le campagne, i laghi e i monti, le spiagge e i crinali di un'Italia con le sue flore e le sue faune. Faune umane, perché di uomini li ha incontrati e ciascuno di specie diverse. Possiede uno sguardo che sa indagare i particolari di ogni scenario e sei di palato fine. Si vede dal modo in cui descrivi i vini di annate e le pietanze tipiche intorno ai quali ha intessuto accordi e contratti. Insomma, questo ha sintetizzato in breve tutto quanto, però ecco. Completo. Sì, sì. Ci puoi dire chi era questa persona importante? No, credo che lo... No, è pugliese, Vito Enrico. Ah, ok. Non so okay. Se lo conosci, uno qua di Grumo. Beh, è molto, molto bravo. Bello, bello. Ha sintetizzato davvero il libro. Ha sintetizzato quello del libro e... C'è qualche curiosità, qualche domanda che volete fare, che vi ha suscitato l'ascoltarlo? Ovviamente nomi non ne ho fatto di persone e cose, chiaro. Perché non se ne possono fare, ma poi in privato se ne possono fare. E beh, certo, per un problema di... Di querele. Non vedo l'ora di leggerlo. Ah, benissimo. Beh, insomma, se... Allora, va bene così. Era incuriosita questo racconto, sì. Beh, è una vita avventurosa, insomma, davvero, e ne ha passate veramente, cioè per portare lo stipendio, leggendolo, dice, ma vedi un po' uno, per portare lo stipendio a casa, cosa deve passare nella vita? E mia figlia, sai cosa pensava del padre? Che avesse un'altra famiglia, perché lui andava via il lunedì e tornava il sabato.
E diceva, che cosa ho dovuto sentire? E diceva che lui probabilmente aveva un'altra famiglia perché stava sempre fuori. È vissuta con questo problema. E certo, e questi sono i sacrifici dei papà italiani, sono i sacrifici dei papà italiani, che poi l'Italia è stata fatta appunto piccola, da tutti noi lavoratori. Io la chiamo l'Italietta, perché comunque in tutti questi casini siamo sempre andati avanti. Esatto, sì, ecco perché ho detto, abbiamo sacrificato tante, anche le mamme, i papà, per costruire l'Italia e per progredire anche noi, no? Perché crescendo la nazione cresce anche crescono le famiglie italiane. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ecco perché è importante anche per i ragazzi, per i giovani, leggere queste storie, cosa significa, perché magari oggi loro già vivono nel benessere, però i loro genitori, i loro nonni, se la sono veramente sudata, insomma, macinando chilometri, rischiando incidenti la vita, stradali, rischiando la vita, figura, incontrando di tutto di più, subendo anche umiliazioni, dandole risposte a tono in altri casi, e insomma, è uno spaccato veramente di vita di famiglie italiane e di lavoratori italiani. Io spero che vi abbia non annoiato, insomma, ma almeno incuriosito e fatto divertire un pochino in questo breve racconto, insomma. Va bene, allora noi ci rivediamo comunque il 18 di agosto, e il 18 agosto c'è un'altra... luglio, io pensavo già di stare ad agosto, no, perché ce n'erano altre. Il 18 luglio, sì, scusate. Il 18 luglio abbiamo un'altra presentazione invece di una autrice che viene da Martina Franca. E ci racconterà anche lei un'esperienza interessantissima di integrazione, perché ha conosciuto una signora albanese, ne è diventata amica, quindi racconta questa storia di integrazione, e ci saranno anche delle ballerine albanesi che ci delizieranno dei loro balli tradizionali. E quindi ci sarà questa bella esperienza di questa autrice, e modererà Maria Sportelli. Grazie per essere stati con noi. Grazie e a tutti, buon proseguimento. Soprattutto grazie anche a Francesco Web. Grazie a te di grazie nuovo. Grazie ad Andrea Sorino per le luci e il service. Grazie appunto alla detta stampa Maria e a Nini Galasso della Proloco, che ci ha messo in condizione anche di avere questa bellissima location per le presentazioni. Complimenti all'autore del libro, perché ha saputo ben esprimere tutte le sue emozioni, le sensazioni all'interno delle sue esperienze, ma anche complimenti alla mia alunna che ha letto bene il libro, ne ha colto tutti gli aspetti e l'ha saputo ben esporre, quindi anche lei ha contribuito a farci godere di questo libro. Sì. Thank you.